Frappe, frittelle, chiacchiere, chiamatele come volete. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale, reale, oggi è reale, ma c'è una persona che voi non vedete, ma in realtà c'è, perché è vestita da donna invisibile. Ombretta, eccoti! No, in realtà Ombretta non sta per niente bene, è influenzata e quindi l'intro la faccio io, tutta da sola. E vabbè, bene, anche quasi quasi da solo proverò a fare queste chiacchiere. Quindi spostiamoci sul piano del lavoro e vediamo come si fa. Ed ecco gli ingredienti. Brava, brava, ed ecco gli ingredienti per preparare le nostre chiacchiere semi pronte, giusto? Semi pronte della cameo. Vediamo come sono e quindi siamo periodo di carnevale. Vediamo come si fanno. Bene, quindi oggi proviamo questo prodotto, le chiacchiere cameo, che noi proveremo naturalmente come c'è scritto sulla confezione, ma in più vi proponiamo le nostre varianti. E quante sono le nostre varianti? Tre varianti oltre questa. Tre varianti, quindi quattro in totale. Va bene. Bene, per la preparazione di questo preparato, di queste chiacchiere, ci occorrono solamente due uova e poi ci chiede di aggiungere due cucchiai di acqua o due cucchiai di vino o due cucchiai di aceto. Grappa. Noi che aggiungiamo? Noi invece aggiungiamo due cucchiai di acqua più un pochettino di estratto di vaniglia. Perfetto. Poi ci occorrerà l'olio per friggere. Questo nella versione cameo. Quindi noi faremo la versione cameo fritta. Poi faremo la versione al forno. E in aggiunta faremo anche la versione ripiena, dove aggiungeremo la marmellata, ma potete usare anche della Nutella. E poi un'altra variante, sporcate leggermente con il cioccolato sopra. Versate, semiglassate insomma. Queste tutte che al forno. Va bene. Va bene, quindi procediamo. Procediamo. Nella scatola okay. Cosa si trova? Si trova una busta più grande con il preparato, credo, base, e poi dello zucchero a velo per condirle sopra, insomma. Per spolverizzarlo sul bicchiere. Facciamo vedere gli ingredienti, che non sono nulla di trascendentale. L'apporto calorico. Ok. Quindi, versiamo in una terrina tutto il sacchetto con il preparato. A questo aggiungiamo le due uova e i due cucchiai di miscela di acqua e vaniglia. Basta, pure. Ok, perfetto. A questo punto frulliamo. No, bisogna impastare con le mani. No, però veramente? Non per arginare la tua rubrica, ma per arginare i tuoi peletti. Una mano leggermente coperta. E siccome non mi piace impastare con i guanti in silicone perché mi fa senso, se tu permetti lo faccio io. Fai tu. Allora, metto qui la mia amata Fede e impasto. Come vai a mano? Perché ci sono le cose antiche che vanno fatte a mano. Ok, ho fatto prendere tutta la parte secca all'impasto. Ora la tiro fuori dalla ciotola e la lavoro ben bene sul piano da lavoro. L'odore è buono. L'odore è molto buono, molto vanigliato. Indipendentemente dalla nostra aggiunta di vaniglia, era già abbastanza vanigliato. Arrivati a questo punto, separiamo l'impasto e facciamone 4 mini panetti. Avvolgiamo ogni panetto nella pellicola trasparente e lasciamo riposare per 10 minuti. Bene. Ci vediamo tra 10 minuti con Gabriele. Lasciata riposare la nostra pasta per 10 minuti, mettiamola su un piano, spolverizziamola con della farina, leviamo l'eccesso di farina e incominciamo a stenderla. Una volta stesa la nostra pasta, prendiamo uno di questi aggeggini, come si chiama? Rotella. Aggeggino a rotella, bravissima, si usa così o così? Così, credo. Non te lo dirò. Vediamo. Wow! Come, quanto devono essere grandi? Va bene così. E poi così, guarda. Ok. Dai. Ok, perfetto. A scuola di cucina con Bob. Aspetta, questa qua non è venuta. Non esagerare ora. Dobbiamo fargli la spaccazza in mezzo? Sì, il taglio al centro.
Come mai questo taglio al centro? Così un pochettino... No, cosa stai dicendo? No, dico, sembra strano questo taglio al centro, un per pochettino... Per fare in modo che è la frappa prenda l'olio. È una frappa erotica. Io vi scuso, no, è semplicemente per fare in modo che con l'olio gonfi e non esploda, ma l'olio passi in mezzo. Perfetto, perfetto. Allora... Nel frattempo mettete sulla fiamma l'olio a riscaldare bene. Mi vergogno profondamente. Ok, ci siamo. Perfetto. Possiamo immergere le nostre chiacchiere. Una è andata. Guardate, guardate come bolle. Deve bollere così o bolliscere? Ecco, visto, ecco cosa serviva la fessura. Ancora, continua. Guardate. Una magia? Salutiamo Tessa. Oggi mio marito ce l'ha con Tessa. Ciao Tessa. Ok, tiriamole fuori e mettiamole a sgocciolare su della carta assorbente. Io uso dei semplicissimi tovaglioli di carta. Vabbè, quindi stendiamo un altro panetto. Stendiamo? Stendiamo, sì, stendi, forza, veloce. Ho fatto la versione fritta, ora faremo quella al forno. Sempre quindi faremo. prepariamo, mi raccomando, stendiamo. Prepariamo il forno a 200 gradi ventilato. Prepariamo? Sì, se ce l'avete statico. No, anche. A 180 se ce l'avete statico. Come suggerisci di farle? Allora, queste le facciamo quadrotte. Va bene. Sono quelle ripiene, quindi... Togliamo gli eccessi. Ripiene al forno. Uh-huh. Prendi un cucchiaino e prendiamo la confettura. Mettiamo da una parte. Perfetto. Quindi ripieghiamo. Quindi questo è un coso, un raviolo, un raviolone. No. Non è un raviolone. E poi una piccolissima fessura sulla parte centrale e poniamo sulla leccarda del forno. Le altre le faremo tutte come quelle fritte di forma e poi le andremo a riporre tutte in forno, sempre a 200 gradi per 10 minuti circa, il forno preriscaldato. E dopo averle fatte, poniamole sulla leccarda del forno. Nel frattempo abbiamo tirato fuori dal forno le frappe al forno, appunto. Sembrano ravioli, questi qua. Sì, mentre qui, speriamo di non bruciarci, ci sono quelle farcite. Benissimo, tra un pochettino le sistemeremo. Nel frattempo mettiamo in una ciotolina un po' di cioccolato fondente. Oddio, se volete potete usarlo anche al latte. Noi lo preferiamo fondente, vero Enzino? Certo. Non ce n'è bisogno di tantissimo, io ne metto... poco. Un 40 grammi. Bene, così le posso mangiare anch'io. Ok, e qui vedete in bella mostra la quantità di frappe che vengono con una confezione. Quindi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Un 24 frappe vengono fuori di certo. Ora cosa facciamo? Queste le ripassiamo un pochino così, le sporchiamo, diciamo così, col cioccolato fondente. Quindi col cioccolato fondente andiamo a sporcare così con la forchetta. Bravissima, tanto per dargli un po' più di gusto, ecco. Allora, le frappe, le chiacchiere della Caveo non nascono per essere passate in forno e infatti la resa in forno non è affatto spettacolare. Bisogna, per raggiungere croccantezza, bisogna tenerle un passo in più e quindi un pochino prendono un colore che non è bruciato, però un pochettino più, diciamo così, cotto. Ecco, un bel colore cotto. Ma invece vengono benissimo, almeno visivamente, eccole qua, almeno vengono benissimo quelle fritte. Anche quelle fritte potete ripassarle al cioccolato, vengono buonissime anche. Noi le ripassiamo prima un po' al cioccolato, 3 sì e 3 no. Mentre quelle al forno io vi consiglio di ripassarle al cioccolato sempre, perché se da una parte alleggeriamo, dall'altra... come dire, compensiamo.
Ok, tieni caro. Mentre su tutto una bella spolverata di zucchero a velo. E adesso passiamo con l'elicottero. Brava, brava, il drone. Basta dire cavolate e assaggiamo. Assaggiamo prima la versione classica, ok? Un po' liscia. Un po' liscia. Per noi liscio significa un po' insipida. Insipida, brava, ecco. Bassa in zuccheri. Assaggio questa. La farcita è fantastica. Buonissima. Rimane più morbida, ma è buonissima. Metto via. Poi la mangio dopo. Fritta al cioccolato. Più buona di quella. Beh, se vi piace il cioccolato, sì. E adesso il nostro personalissimo esperimento. Al forno. Croccantezza c'è. Io dico... un pane calosau. Vi consiglio, per tutte le varianti tranne questa farcita, di aggiungere un cucchiaio e mezzo di zucchero all'impasto. Se volete farle funzionare meglio e che siano dei dolci e non dei pani azimi, un cucchiaio e mezzo di zucchero in più all'impasto. Questa è per come la vedo io. Assaggio anche quella al forno con cioccolato per completezza di trattazione, non brava perché... brava, tu sì che sei una brava giornalista. Bene, buon carnevale a tutti. Per le considerazioni finali ci vediamo dopo. Anche queste sono buone. Unico appunto, un po' più di zucchero nell'impasto. Proverete voi, perché tanto gli ingredienti, come avete visto all'inizio, sono ingredienti caserecci. Salutiamo, vi lasciamo alle foto e ci vediamo dopo per le considerazioni finali. Ciao! Ombretta versione pigiamino. No, avete visto? È una cosa orribile, veramente, veramente. È come una chiacchierata. Ma non mollo, ragazzi, col pigiamino. Sì, ombrettino non sta bene, però mi ha aiutato lo stesso a fare queste chiacchiere. Quindi scusate. Meglio la donna invisibile. Meglio ciao. La donna invisibile, vattene, quindi sparisci. E mi raccomando, quindi provate queste chiacchiere fritte al forno, condite, scondite, ripiene, provatele anche con le acciughe. Un consiglio nuovo con le acciughe? Questo prodotto lo potete trovare naturalmente in tutti i supermercati ben forniti. Quanto è costato? Quanto è costato? Te lo ricordi? 3 euro sui 3-4 euro, insomma, vedo il prezzo, ve lo scrivo magari qua sotto. È un prodotto facile da preparare, sicuramente sì, ma come vi abbiamo detto anche nel video, bisogna un attimino addizionarlo di zucchero, se volete qualche cosa di più dolce. E se vi avanza dal carnevale, anche fuori, io parlo anche quando non sono anche fuori campo, che bello, è una cosa bellissima. Zumovi la bocca. E se vi avanza dal carnevale, potete fare la versione farcita con la Nutella e servirla come merenda ai vostri bambini, perché è spettacolare, così come è spettacolare la versione farcita con la marmellata. Benissimo, chiudiamo in bellezza con le chiacchiere e noi ci vediamo al prossimo video, possibilmente con ombretta. Ci sarà nel prossimo video? Vestita da donna visibile. Da donna visibile, ciao a tutti! Ciao, buon carnevale!